Per l'ultimo appuntamento dedicato al carnevale, la pubblica assistenza Croce Verde di Portoferraio ha fatto le cose in grande. Questa volta il bel tempo ha favorito l'organizzazione. Nel pomeriggio di domenica era infatti in programma la sfilata con le più belle maschere per l'assegnazione della Coppa Carnevale. Nonostante la concomitanza di altri eventi simili a Capoliveri, Porto Azzurro e Marina di Campo, siamo molto soddisfatti, ha dichiarato Paolo Magagnini, presidente della Croce Verde. La festa abbiamo fatto di carnevale, il primo veglioncino. La gente ha risposto, i bambini ce n'era abbastanza tanti. Le mascherine che hanno sfilato sul palco erano circa 70, sicché insomma, proprio 70 come numero, sicché insomma noi ci contentiamo. Poi c'è stata la pentolaccia, la solita calca alla pentola. Abbiamo distribuito oltre 200 giocattoli. Insomma ci contentiamo, ecco, come primo anno organizzare una cosa così è stata bella, grazie all'aiuto anche del comune di Portoferraio, logicamente, e a Bastiano Demolizioni, insomma, e poi tutti i volontari, avete visto quello che si deve fare. Addirittura abbiamo costruito anche il caro, ci sapeva il caro dove sono venuti giù i volontari, sopra il caro, e poi i bambini sopra a tirare coriandoli. Insomma, abbiamo distribuito a tutti più di 1200 frittelle fatte grazie ai nostri volontari Olga e Lucia, che sono stati tutta la mattina a fare frittelle e poi a friggerle e a darle. Anche questo, insomma, abbiamo dato tutto l'omaggio. L'organizzazione è stata possibile grazie anche al comune di Portoferraio, a Tele Tirreno Elba e alla Bastiano Demolizioni, e soprattutto grazie al lavoro e all'impegno dei volontari della pubblica assistenza.